non si ricordano nella storia. Poi, sull'ombra del dubbio, il monologo di Marco Paolini, che è abbastanza esplicativo, un'ora e mezza, spiega tante belle cose, molto concentrato. Vi consiglio di vederlo 3, 4, 5 volte per riuscire a capire un po' la dinamica delle cose. Infine abbiamo il libro di Maurizio Rebersek, Vaillant dopo Vaillant, e l'unico libro che forse in maniera forte parla di quello che è accaduto dopo, quindi i risarcimenti, la compravendita delle licenze, gente che prima comprava la licenza di un panettiere e costruiva una fabbrica, aveva evidentemente il fondo perduto per miliardi di lire, ed è Vaillant, l'onda lunga di Tucci e Vattano, una giornalista di Milano che dopo 3 mesi che ha iniziato a indagare un po' quello, i giri strani del Vaillant, una giornalista che ha fatto Afghanistan, le due guerre del Golfo, insomma una giornalista, una freelance molto preparata, mi ha messo la dico per le cagate. A Longarone sono arrivati nel 2003 risarcimenti per circa 35 milioni di euro, questi 35 milioni di euro risarcimento al comune di Longarone, già la Montedison praticamente, quella che poi in realtà era prima Montecatini, che è andata a sfociare dalla sale. Effettivamente questi 35 milioni di euro, per secondo me incapacità amministrativa, spero ci sia qualcuno di Longarone qui a sentirmi, sono stati sperperati e adesso non ci sono più, basta. La gran parte dei soldi sono appunto stati usati in opere pubbliche, tra cui il cimitero delle vittime, che vi consiglio di andare a vedere. Questo cimitero è stato restaurato e non è più un cimitero normale, per così dire. Quel cimitero non ci sono poco, non ci sono fiori, che non si può, c'è solo un cippo con nome, cognome e età, non c'è neanche la data di nascita. Quindi, oltre ad essere stato restaurato senza dare giusta conoscenza al superstite oppure ai parenti delle vittime, perché c'era un cartello sui bidoni delle immondizie fuori per dire che avrebbero fatto il restauro, poi dentro cominciarono anche a camminare con le ruspe sulle tombe pagate dai superstiti, si è arrivato ad un paradosso che il sindaco ha denunciato un superstite perché non voleva venire toccato le sue tombe. È un paradosso, però vi consiglio anche qui, a livello visivo, audiovisivo, il reportage delle Iene di circa 10 minuti, un servizio che ha fatto Davide Golia, che lo trovate sul sito di Mediaset, cercate Vaillant, Business Vaillant si chiama. YouTube l'hanno cancellato. L'hanno cancellato per problemi di diritti d'autore, quindi se non lo trovate in YouTube molto probabilmente lo trovate nel sito di Mediaset, in cui spiega un po' come sono state trattate queste lapidi e siamo arrivati a un punto che le pareti delle vittime a volte non vanno neanche più in cimitero prossimo.